Dopo la maggior parte dei precedenti prodotti targati Warner DC, non erano in molti a pensare che Justice League potesse veramente convincere e dare una certa credibilità al DC Extended Universe. Ma dopo quasi 5 anni e più di qualche occasione sprecata, pare che ai piani alti abbiano iniziato a capire come realizzare un cinecomic. Il film riparte dai due punti fermi dell'attuale universo DC, Bruce Wayne e Diana Prince. Superman è morto, lasciando un mondo in lutto e senza speranza. Una minaccia epocale sta giungendo da molto lontano per impadronirsi della Terra e i due colleghi hanno bisogno di reclutare uomini con abilità speciali per fronteggiare l'arrivo di Steppenwolf e i suoi parademoni. Tutto molto semplice e abbastanza lineare. La pellicola è perfettamente suddivisa in due parti, dove nella prima si assiste al reclutamento e alla presentazione di tutti i personaggi e nella seconda al confronto totale con il cattivo di turno. Dei tre nuovi eroi, Flash, Aquaman e Cyborg, non sappiamo praticamente nulla, ma la loro presentazione riesce ad essere sufficientemente buona sia per comprendere le loro azioni, sia per lasciare allo spettatore la voglia di saperne ancora di più. Barry Allen è a tutti gli effetti il comic relief del gruppo, con un dramma familiare alle spalle, ma tanta voglia di rivalsa. Arthur Curry è il tamarro burbero ma dal gran cuore, e Victor Stone è l'outsider, un ragazzo tormentato dalla sua condizione fisica e dalle prese con un potere più grande di lui. Questo è ciò che sappiamo dei nuovi protagonisti, e tutto sommato basta ai fini della storia. Per quanto riguarda gli attori, appaiono subito a loro agio nei panni degli eroi che interpreteranno per i prossimi anni, e se questa è la loro prima apparizione, in futuro ci sarà sicuro da divertirsi. I fanboy della DC storceranno il naso a questa affermazione, ma con Justice League pare piuttosto evidente l'inizio di un processo di marvelizzazione in casa Warner. È innegabile infatti come il tono della pellicola sia più scanzonato rispetto alle precedenti uscite, ma c'è un prezzo da pagare anche per questo. Se infatti c'è qualcosa che funziona poco all'interno della storia, anche questo, in perfetto stile Marvel, è il villain Steppenwolf. Sotto la motion capture del generale alieno si cela un irriconoscibile Charan Hinds, che nulla può al cospetto di una caratterizzazione alquanto misera del suo personaggio. Steppenwolf è il classico cattivo tale perché deve esserlo, ma ciò che a posteriori fa riflettere è il fatto che riesca a malapena a far paura ai nostri protagonisti, rimanendo pressoché invisibile al resto del mondo. Una minaccia globale che passa in sordina in confronto a quanto provocato da Doomsday in Batman v Superman. Justice League, tra citazioni, sequenze action convincenti e battaglie epiche, non si fa mancare nulla. Ed oltre ai personaggi primari, rinfresca la memoria agli spettatori mostrando Amazzoni, Atlantidei, Alfred, Lois, Harry Allen dietro le sbarre, la famigerata Martha e Super... Vabbè, tanto lo sapevate tutti che c'è anche Superman. A questi si aggiunge anche un nuovo commissario Gordon, interpretato da J.K. Simmons, chiaramente ispirato al Gordon della serie animata di Batman del 92, promosso sulla fiducia, nonostante il minutaggio risicatissimo. Dal punto di vista tecnico, la pellicola risente nel montaggio di molte scene tagliate, ma nulla di incredibilmente vistoso o che addirittura provochi dei buchi di sceneggiatura. Le musiche di Danny Elfman sono semplicemente bellissime, e l'autocitazionismo del compositore in determinati frangenti farà venire la pelle d'oca ai fan di lunga data del primo vero Batman cinematografico di Burton. La CGI, che tanto aveva generato perplessità, soprattutto quella inerente a Cyborg, si rivela decisamente migliore di quanto pronosticato, nonostante qualche piccola solita sbavatura. Il capitolo che il pubblico si sarebbe voluto gustare più a lungo termina dopo soltanto 120 minuti, ma ciò non influisce sul risultato finale né per quanto concerne lo sviluppo e la comprensione della trama né per quanto riguarda il ritmo, grazie ad un buonissimo equilibrio tra azione e sequenze più dialogate. I 5 eroi, più uno, inoltre riescono ad amalgamarsi col passare dei minuti, creando un collettivo tanto eterogeneo quanto spassoso. Questo quinto prodotto DC Warner complessivamente non esalta oltremodo, ma nonostante i difetti non delude affatto. Justice League e la DC riescono finalmente a divertire e lo fanno in maniera matura. Non sarà questo il film a sancire la consacrazione del DC Extended Universe, ma senz'altro, insieme a Wonder Woman, rappresenta un punto di partenza per espandere la saga. D'altronde, di cose da vedere in futuro ce ne saranno e come, e ciò che viene mostrato nelle due scene post-credits ne è solo un piccolo assaggio.